una turis travolgente, quella che lo Iannillo di Frattamaggiore batte il Tor Sapienza con un risultato tennistico. Un impietoso 6-0 che lancia gli uomini di Fabiano a punteggio pieno dopo due giornate. I corallini vanno in campo con Lonoce, Giofre, Aliperta, Longo di Nunzio, Riccio, Alma, Dadalt, Fabiano, Forte, Esempio. Rispondono gli ospiti con De Angelis, De Nicola, Ruggiero d'Astolfo, Santori, Massimiani, Panella, Marra, Ilari, Toracchio, Montesi. I corallini partono subito forte. Al quarto ci prova Aliperta dal limite, palla di poco fuori. Al decimo, Turris in vantaggio con Alma, che sotto misura batte De Angelis raccogliendo una respinta dello stesso portiere laziale. I corallini continuano a macinare gioco. Al 26esimo, cross di Esempio, di testa e rompe forte, miracolo di De Angelis che devia in angolo. Al 27esimo arriva nel doppio. Su azione da corner, Alma stacca di testa e trafigge De Angelis. Turris 2, Tor Sapienza 0. Gli ospiti intanto restano in 10 per l'espulsione di D'Astolfo. Al 36esimo tiro a giro di Longo, palla di poco a lato. Nella ripresa il copione della gara non cambia. Al 51esimo occasionissima Turris con Longo, che ben pescato in aria conclude, ma respinge De Angelis. Sulla ribattuta arriva Dadalt, ma si oppone ancora il portiere laziale. Infine arriva Liperta che prova il tiro da fuori, palla alta. Al 62esimo, cross di Celiento. Di testa Fabiano sfiora il palo. Al 64esimo, la Turris cala il tris. Traversone di Celiento, palla forte che di testa mette nell'angolo più lontano. Dopo appena 4 minuti, arriva il poker corallino. Punizione di Celiento dalla sinistra, palla direttamente in porta. Sorpreso l'estremo difensore ospite. Al 74esimo, gran cavalcata del neo entrato Sowe, che arriva in aria e conclude, respinge De Angelis. I corallini dominano e dilagano. All'81esimo anche Longo si iscrive alla festa. Il bomber corallino si gira in aria e trafigge De Angelis con un tiro potente. All'87esimo Longo firma la sua doppietta personale. Passaggio filtrante di Aliperta che ruba palla per l'attaccante corallino che tutto solo batte di precisione il portiere laziale. Finisce 6-0 ed è festa per i tanti tifosi corallini giunti a Frattamaggiore.